Crack America è il titolo del libro che stiamo per raccontare insieme con l'autore Massimo Gaggi, la verità sulla crisi degli Stati Uniti. Massimo Gaggi, buonasera. Buonasera a voi. E benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontarci il suo ultimo libro pubblicato da Solferino Libri, che possiamo trovare in edicola e in libreria, ed eccoci qua. Massimo Gaggi, inviato del Corriere della Sera, per raccontarci direttamente dall'America, per l'appunto, in che modo l'America fa crack. Anzitutto, che tempo fa oggi, 1° maggio in America? È un tempo molto piovoso, sono un paio di giorni che ci sono piogge intense, quasi tropicali, diciamo, anche se la temperatura è ancora abbastanza rigida. E come si vive al tempo del coronavirus, Massimo Gaggi, a New York? Beh, non è molto diverso da come si vive in Italia. Penso, anche se sì. I vincoli non sono giuridicamente vincolanti, quindi si può uscire, nessuno chiede un documento quando ci si allontana da casa, si può andare nei parchi, però a parte questo è tutto chiuso, uffici, negozi, ristoranti, bar, e ormai le mascherine che i primi giorni erano usate relativamente poco, adesso invece le indossano tutti. E soprattutto a New York c'è una situazione ovviamente di grande preoccupazione, anche perché appunto i servizi di trasporto pubblici hanno avuto molti problemi, ci sono più di 100 morti tra i dipendenti dell'MTA, cioè l'azienda dei trasporti municipale, e migliaia di dipendenti che si sono contagiati, quindi la gente anche tende a usare il meno possibile i trasporti pubblici, c'è anche qualche timore per quanto riguarda l'uso dei taxi e le auto di Uber, quindi insomma la vita si è molto rarefatta. Poi è molto diverso da Manhattan, dove vivo, dove molta gente riesce a lavorare anche da casa col telelavoro, e altri quartieri come il Bronx, nel quale invece la vita è quasi normale, perché la gran parte degli abitanti fanno lavori che sono considerati essenziali, sono lavori che richiedono la presenza fisica. Il 32% degli abitanti del Bronx lavora nel sistema sanitario, quindi negli ospedali, molti conduttori di treni e metropolitane e autobus vivono in quel quartiere, quindi lì invece la gente si muove molto per ovvi motivi. E adesso andiamo a raccontare, anche se il coronavirus fa parte anche in un certo qual modo del crack America, è un crack America, ma è un crack Italia, crack Europa e così via, dovuto al coronavirus. Ma il crack America nasce dall'esigenza di raccontare quello che gli Stati Uniti stanno vivendo come crisi, ancora prima del coronavirus, Massimo Gaggi. Sì, il libro l'ho concepito molto prima e poi l'ho aggiornato al coronavirus in extremis, ma il coronavirus in qualche modo è la manifestazione e in qualche modo ha reso palese anche davanti al grande pubblico quello che noi vedevamo qui ormai da tempo e che raccontavo anche sul Corriere della Sera, ma una cosa è farlo giorno per giorno su piccoli fenomeni, una cosa è vederlo tutto insieme su una vicenda così drammatica e così planetaria. Nel caso del crack America è riferito non ovviamente a un crack finanziario economico, che poi l'America in qualche modo sì avrà delle difficoltà gigantesche come tutti gli altri, ma ha una solidità di fondo legata al dollaro, che è la valuta di riserva del mondo, legata al fatto che ha autonomia energetica, insomma al grande mercato americano, che è un mercato unico e molto ricco, quindi insomma ha una serie di fattori che è la terza superficie agricola del mondo, cioè insomma una serie di fattori di forza da un punto di vista economico che le consentiranno probabilmente di superare con grande difficoltà, ma minori di quelli che avranno altre parti del mondo, la crisi strettamente economica, diciamo. È un crack più sociale della società e politico, e la cosa che risulta più evidente, credo, agli occhi di tutti oggi, appunto, il crack dal punto di vista dell'assistenza sanitaria. Cioè l'America ha un'assistenza sanitaria costosissima, assorbiva prima già del coronavirus il 18% del reddito nazionale e stava andando rapidamente verso
il 20%, quindi un quinto della ricchezza prodotta se ne va per la sanità, è più del doppio di quello che spendiamo in Italia, in Gran Bretagna o in Spagna, tanto per farci un'idea. Eppure, pur avendo delle cure che sono specificamente dei punti di eccellenza, che sono tra i migliori del mondo dal punto di vista anche tecnologico, nel campo sanitario, biochimico, eccetera, nonostante questo ha un livello di salute media dei cittadini che è nettamente inferiore a quello non solo dell'Italia, ma di gran parte del mondo industrializzato. Nelle classifiche sanitarie internazionali l'America è al 34esimo posto, mentre noi siamo al secondo dopo la Francia, se ricordo bene. E è l'unico paese industrializzato, tra i 30 paesi dell'OCSE, che negli ultimi 3 anni ha avuto l'età media dei cittadini che è diminuita anziché aumentare, come è stato sempre dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi. Quindi questo per dire che c'è un'inefficienza del sistema, nonostante che sia un sistema privato e quindi dovrebbe essere più efficiente e funzionare meglio, che è incardinata nel fatto che in America la sanità non è stata mai concepita come, non solo come un diritto, come nella Costituzione italiana e di altri paesi europei, ma neanche come un bene collettivo, un bene pubblico da proteggere nell'interesse di tutti, è una responsabilità individuale. E questo comporta in tempi normali che, appunto, se sei malato e non hai soldi per curarti, fatti tuoi. In un momento come questo comporta che non esiste un sistema di salute pubblica che possa monitorare quello che sta succedendo in modo organico, quello che sta succedendo nel paese e prendere anche delle contromisure. Quindi hanno dovuto, in tutta emergenza, adottare dei provvedimenti per dire i tamponi per chi è malato ve li pagherà in qualche modo un ente pubblico, perché altrimenti c'è molta gente che non se li poteva, a parte che non si trovavano, ma non se li poteva permettere, non poteva pagarli. Anche dal punto di vista, se usciamo dalla sanità stretta e passiamo al sistema sociale, al sistema del mercato del lavoro, al sistema di tutele sociali, questo è un paese nel quale non esiste non solo la liquidazione, quindi la disoccupazione qui diventa qualcosa di molto più grave di quello che succede in Europa, perché non c'è cassa integrazione, non c'è liquidazione, quindi non c'è neanche certezza del posto di lavoro, quindi molta gente si è sentita dire al venerdì questa è la paga settimanale, lunedì non torni, arrivederci, praticamente senza reddito da un giorno all'altro, il che spiega quello che mi hanno sempre chiesto di fare, di raccontare sul Corriere con storie che hanno affascinato molti, queste file impressionanti di migliaia di veicoli messi in fila per andare a prendere il cibo gratuito del food bank, di questi centri assistenziali filantropici che distribuiscono cibo ai poveri. Beh, e i veicoli che erano lì in fila non solo erano lì in fila a migliaia per ore e ore, ma erano veicoli di lusso, spesso e volentieri, delle jeep, degli SUV scintillanti che costano decine di migliaia di dollari. Perché? Perché ci sono intere famiglie che si sono ritrovate da una settimana all'altra a passare dalla situazione di ceto medio, che però guadagnava bene ma non aveva da parte risparmi sufficienti, a ritrovarsi praticamente senza reddito e avere difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena. Questa è un po' la situazione sociale americana, e questo dal punto di vista poi anche della salute pubblica ha comportato il fatto che non essendo retribuiti spesso e volentieri nemmeno i lavoratori che rimangono a casa per malattia, hanno dovuto, per evitare che la gente con la febbre e quindi presumibilmente infetta di coronavirus continuasse ad andare al lavoro fino a che sono rimasti aperti uffici e fabbriche, hanno dovuto fare un provvedimento di emergenza che prometteva a queste persone di avere un rimborso pari alle giornate di lavoro perse, perché altrimenti si rischiava di andare a infettare la gente con i malati che normalmente qui vanno a lavorare per non perdere lo stipendio. Tuttavia questo libro, Crack America, lo dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori e ai prossimi lettori, che non è un libro che inneggia la negatività dell'America, ma racconta con sguardo certamente impietoso su questa realtà, e non c'è nessuna catastrofe che viene evocata, ma si guarda in maniera molto giornalistica ovviamente alla situazione americana, a quello che era il sogno americano che adesso è appannato di qualcun altro e chissà chi, è semplicemente un miraggio. Ma quindi, voltando pagina, Massimo Gaggi, che ne sarà di questa America superato, speriamo, quanto prima, il crack?
Ma il vero problema dell'America è superare questa divisione drammatica che c'è anche sul piano politico, questa polarizzazione. Adesso io ho cercato volutamente di parlare poco del fenomeno Trump, sia perché ne parliamo quotidianamente su Corriere della Sera, sui giornali, e quindi è ben noto, ma soprattutto perché in qualche misura Trump è più che la causa, la conseguenza della situazione che si è creata di crack sociale e politico del paese negli ultimi decenni, perché la polarizzazione politica, lo scontro politico estremo, l'incapacità di trovare accordi che consentissero di fare delle riforme è ormai un fenomeno che dura da decenni. Anche negli 8 anni di Obama, praticamente Obama è riuscito a fare soltanto una parziale riforma sanitaria e basta, molto parziale, che poi adesso Trump addirittura smantellato. Quindi è un paese che deve ritrovare e riconquistare la sua capacità di rigenerarsi, perché ha delle strutture, le infrastrutture pubbliche sono disastrose. È un paese che non ha mai investito negli ultimi decenni nella modernizzazione delle infrastrutture, perché è prevalsa l'ideologia reaganiana che lo Stato non è mai la soluzione, è sempre il problema, e che va bene in termini ideologici quando c'è un eccesso di statalizzazione dell'economia, come può essere stato da noi in Italia, ma in una situazione invece di economia già molto libera come quella americana, stabilire ideologicamente che qualunque cosa che fa il pubblico è sempre sbagliato, significa poi bloccare gli investimenti in infrastrutture, significa non modernizzare le linee ferroviarie. L'America non ha un solo treno ad alta velocità, ha delle linee ferroviarie vecchissime sulle quali succedono di continuo incidenti abbastanza gravi con molti morti, perché è ancora tutto meccanico, c'è assai poca intelligenza artificiale in quel mondo lì, ha problemi negli acquedotti, ha problemi nel sistema di distribuzione dell'elettricità molto, molto gravi, e appunto ha un problema di polarizzazione politica che non riesce a superare, non riesce appunto a darsi delle riforme che la modernizzino. C'ha sempre tecnologie molto avanzate, perché la Silicon Valley ha una serie di punti di eccellenza, ma c'è una macchina centrale del paese che va in qualche modo modernizzata. Io ricordo, per esempio, e l'ho toccato con mano perché sono stato a seguire la campagna elettorale in Texas poche settimane fa, poco prima che si bloccasse tutto per il coronavirus, c'è stato un presidente, Johnson, che ricordo quando ero molto, molto giovane non amavamo, perché era venuto dopo l'assassinio di Kennedy, era il presidente dell'escalation della guerra del Vietnam, ma Johnson in 5 anni è riuscito a fare una quantità di riforme sociali, dell'immigrazione, economiche, straordinaria. In 5 anni ha veramente rivoltato l'America e ha creato quel po' di apertura e di stato sociale che oggi loro hanno. Ecco, dopo quella stagione lì non ci sono stati altri presidenti che sono riusciti a fare altrettanto sul piano della modernizzazione del paese, e adesso ci sarebbe bisogno appunto di questo. E quali risposte si dà Massimo Gaggi, che da niente meno che da Lyndon Johnson ad oggi c'è stato come un impasse da questo punto di vista, e quindi la formula del capitalismo era sempre più malato e si dimostra essere molto grave oggi, e quindi c'è necessità di una svolta. Come mai non c'è stata quella capacità di rispondere alla parola modernizzazione? Appunto perché il capitalismo, che è comunque, sia chiaro, il motore dello sviluppo, io non credo affatto a sistemi di tipo collettivista nel modo più assoluto, però il problema è che negli ultimi decenni è stato interpretato in modo eccessivamente liberista e in modo eccessivamente ideologico, il che ha significato cancellare i meccanismi di correzione e controllo che devono esserci in un sistema capitalista. Il sistema capitalista funziona bene se ha regole, se ha qualcuno che lo sorveglia e se c'è ad esempio un meccanismo di antitrust che evita che si formino centri di potere eccessivi, come è sempre stato nel capitalismo americano fin dall'inizio del Novecento. Cioè, ci sono stati presidenti come Theodore Roosevelt, che hanno, non Franklin Delano, Theodore il conservatore, che hanno preservato tutto questo, che hanno evitato il formarsi di monopoli, oligopoli, eccetera. Da un certo punto in poi questi meccanismi si sono inceppati, perché appunto c'è stata l'idea che bisognava
adottare la deregulation a tutti i costi, solo che la deregulation, che in sé è una bella parola, quando ci sono troppe regole che bloccano lo sviluppo, se poi invece diventa autorizzazione al capitalismo selvaggio, succede quello che è successo nel 2008 con il crack finanziario, dovuto al fatto che le banche, prive di ogni vincolo, hanno cominciato a dare prestiti e a fare mutui alle spalle delle quali non c'era nulla, e quindi poi hanno creato con tutto il sistema dei derivati, dei castelli di carte vuoti che sono crollati improvvisamente, trascinandosi appresso tutta l'economia mondiale, o appunto si ricreano situazioni come quella nella quale che stiamo vivendo adesso, invece di tipo completamente diverso, di crack sanitario, dovuto al fatto che quando c'è poi un'emergenza come questa si scopre all'improvviso che il mercato nella sanità non può funzionare e che ci sono degli ospedali privati che continuano a essere come delle cliniche indipendenti, e l'ospedale a fianco invece soffoca travolto dai malati di Covid, e ci sono i respiratori in un ospedale che non bastano a salvare i pazienti di quell'ospedale, e i respiratori dell'ospedale a fianco invece che sono inutilizzati e che, siccome costano parecchio, l'amministrazione di quell'ospedale non mette a disposizione. C'è voluto un decreto del governatore dello Stato di New York, Cuomo, per imporre a questi ospedali di mettere a disposizione i loro macchinari di cui non hanno bisogno, e quindi di far funzionare entro certi limiti il sistema sanitario come un sistema integrato e non come un insieme di isole indipendenti. Quindi appunto c'è bisogno di mercato, sì, perché con lo statalismo e col dirigismo statale non si va da nessuna parte, ma anche di regole. Le chiedo ancora una cosa, Massimo Gaggi. L'America è considerata leader mondiale. Oggi, come oggi, col coronavirus, tutte le certezze traballano. Secondo lei, che ruolo giocherà l'America in questo coronavirus, con questo coronavirus? Perché necessariamente la leadership in questo momento è necessaria per molti aspetti, e su questa crisi si misura anche la capacità di essere leader, al di là di quello che può essere o non essere Trump, ovviamente. Ovviamente se rimarrà Trump o no è molto, molto importante, perché un presidente diverso probabilmente sarà più aperto alla ripresa del dialogo internazionale, alla ripresa di meccanismi di cooperazione internazionale, magari di confronto. Comunque il confronto con la Cina ormai resterà aspro, perché ormai, al di là dell'atteggiamento di Trump, è proprio l'America che ha maturato un sentimento di ostilità nei confronti della Cina, quindi quello è comunque un problema che resterà aperto in ogni caso. Però diciamo, una presidenza diversa probabilmente sarebbe più aperta al dialogo e anche a un rapporto migliore con l'Europa. Quindi questo conta molto. In termini generali, indipendentemente da Trump, io credo che la leadership americana, che è dal punto di vista, se volete, culturale, militare e anche economico in qualche modo, continuerà a esserci, però dal punto di vista politico è di fatto già abbastanza tramontata, nel senso che rimane una guida, nonostante l'isolazionismo di Trump. Comunque c'è un fattore comunque di storico, di vicinanza con tutti gli altri paesi occidentali, e anche, secondo me, sarà molto importante la tecnologia, quindi comunque manterremo un legame con l'America, con le aziende tecnologiche della Silicon Valley, eccetera, mentre la Cina, che per molti anni ha accettato di crescere nell'ambito del sistema capitalistico occidentale senza voler diventare un modello indipendente, a questo punto mi pare abbastanza evidente che sta percorrendo una strada diversa, cioè quella non potrà diventare egemone rispetto agli Stati Uniti, all'Europa, ma di fatto sta creando in tutti i campi sistemi alternativi, anche sistemi di tipo informatico, reti sociali, eccetera, che sta diffondendo nei paesi che sono più vicini al suo modello di sviluppo, quindi il sud-est asiatico, e poi paesi in cui è presente in Africa, probabilmente anche in America Latina. Quindi credo che andremo verso un mondo a due velocità, con due sistemi diversi che in qualche modo dialogheranno,
però separati, o che addirittura potranno invece scontrarsi se Trump andrà avanti con un confronto molto duro con la Cina, come sembra voler fare. Stamattina ha detto che lui è sicuro che il virus è uscito da laboratori cinesi e che i cinesi dovranno pagare una penale molto, molto forte per quello che hanno combinato. Quindi è chiaro che se si va su questa rotta qui andiamo verso un confronto molto duro, il che onestamente sarà difficilmente sostenibile fino a quando la Cina rimane la fabbrica del mondo. Quindi dovremmo anche probabilmente abituarci a ricominciare a produrre in casa almeno i beni strategici, così come si è posto adesso il problema per le mascherine e per i camici e i respiratori polmonari. Probabilmente lo stesso problema l'avremo per mille altre sostanze, a cominciare per esempio dai reagenti per i test per il coronavirus, perché poi appunto abbiamo scoperto che i tamponi li avevamo, ma mancavano i reagenti, che anche quelli vengono dalla Cina. Massimo Gaggi, autore del libro Crack America, pubblicato da Solferino in edicola insieme con il Corriere della Sera o anche separatamente. Ricordiamo questo appuntamento con l'informazione Crack America e prossimamente anche in libreria, appena le librerie saranno ovviamente aperte. Sono aperte a New York le librerie, tra l'altro? No, a New York le librerie le hanno, sì, alcune le hanno riaperte, però tutti gli esercizi commerciali sono ancora chiusi, i ristoranti e bar anche, quindi... Prima di salutarci, Massimo Gaggi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Un libro, sono due in realtà. Uno, appunto, le dicevo prima di Johnson, stavo leggendo il libro di Robert Caro, The Passage of Power, che riguarda appunto un periodo della presidenza Johnson. Poi ce n'è uno di sull'industria sanitaria di Gerald Posner, Pharma. E però la cosa che mi sta in qualche modo piacendo di più, perché è anche una specie di romanzo di politica estera, è Our Man, il nostro uomo, che è un racconto scritto da George Packer, che è un giornalista e storico della The Atlantic, che ha raccontato un personaggio, Holbrooke, che è stato un diplomatico morto qualche anno fa, che è quello che ha fatto gli accordi di pace per l'ex Jugoslavia, forse ricorderete gli accordi di Dayton, che racconta appunto tutta la sua odissea umana, perché è stato un personaggio molto ricco. Adesso non sto a raccontarvi troppo, ma insomma è stato un personaggio, un diplomatico molto fuori dagli schemi, uno che andava a passare le serate a sbevazzare con i dittatori per riuscire a metterli d'accordo intorno a un tavolo, cioè che ne ha combinato di cotte e di crude in vita sua, ma è anche un modo, attraverso la storia di Holbrooke, di raccontare l'involuzione della politica estera americana e la perdita di peso dell'America sul piano diplomatico nel mondo. E quindi non siamo lontani dal tema del crack America visto da un'altra angolazione. Grazie davvero Massimo Gaggi e buona giornata. Grazie a voi.